E allora, adesso il nostro documentario, un bellissimo racconto di Salvatore Braga e Andrea Cherubini, ci porterà lungo i cammini dei pellegrinaggi più importanti, appunto, a vivere insieme questa dimensione non solo geografica, ma soprattutto spirituale. Mi hanno chiamato e mi chiamano in tanti modi. Sono Haji e Umra per i musulmani, Maka Kum Mela per gli induisti, Hillulah per alcune religioni africane, Chao Sheng Jing Xiang per i taoisti e Aliyah per gli ebrei. Con me hanno camminato re e sovrani, santi, ladri e assassini, avventurieri e pii fedeli. Sulle mie strade si sono incontrati monaci, briganti, grandame e straccioni. Hanno respirato la mia polvere, sono stato sotto i miei alberi e si sono dissetati ai miei ruscelli. Io sono il cammino. Pellegrino è chi inizia un viaggio per devozione, penitenza, spiritualità. La sua meta è un luogo considerato sacro, un luogo dove la realtà è percepita in maniera diversa. Il sacro è il Ganz Anders di Rudolf Otto, lo storico tedesco che lo definì come un fenomeno che trascende il mondo per rivelarsi del tutto diverso dall'ordinario. Anche se nel tempo le motivazioni e i modi di spostarsi cambiano, la fede e il fascino del cammino continuano a far muovere milioni di persone, rafforzando il carattere universale del pellegrinaggio nella storia dell'uomo. I racconti dell'antica Mesopotamia parlano di processioni e pellegrinaggi per chiedere protezione alla divinità affinché scongiurasse guerre e carestie. Lo stesso avveniva nell'Egitto dei faraoni, quando i pellegrini si recavano nelle città sante di Eliopoli, Menfi e Tebe. Il pellegrino si reca in un luogo sacro, che considera sacro, perché lui pensa, spera, crede che lì, in quel posto, avrà un rapporto privilegiato con il mondo soprannaturale, con gli dèi nell'antichità, con Dio nel mondo cristiano o musulmano. In Egitto, per esempio, nell'antica Grecia, i pellegrini si recavano in templi amministrati da sacerdoti, certe volte da centinaia di sacerdoti, come nei grandi templi egiziani, oppure in luoghi di culto, quali grotte o piccole chiese, per i pellegrinaggi più modesti, perché ci sono pellegrinaggi di ogni tipo, di ogni forma. Questo fenomeno si ripete in tutte le altre religioni basate sul mito delle divinità associate al cosmo e alla natura. In Cina, ad esempio, si adora Shenongjia, il dio della foresta, dalla testa di toro. Nella Cuevas de las Manos, in Argentina, ci sono tracce di antichissimi rituali. Centinaia di mani appartenenti agli indios Tehuelche.
Per i popoli della Siberia sono le montagne ad essere considerate sacre. Ed è lì che ci si reca per ingraziarsi i favori divini. In Francia, la Valle delle Meraviglie conserva le tracce di antichi pellegrinaggi risalenti al Neolitico. Nelle religioni abramitiche, nell'ebraismo, nel cristianesimo e nell'islam, invece, si va in pellegrinaggio soprattutto perché in quel preciso luogo c'è stata l'effettiva presenza del Dio in cui si crede, per avere una conferma storica della verità della propria fede. La cosa fondamentale è l'entrare in contatto con la prova che veramente Dio, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, di Gesù e di Muhammad, storicamente, quindi in un momento dato, in un periodo dato, in una circostanza precisa, in un certo ambito territoriale, è passato di lì. Gerusalemme, la città santa troppo spesso al centro di conflitti religiosi, è meta di pellegrinaggio delle più importanti religioni abramitiche. Sacra agli ebrei, perché qui fu eretto il tempio del quale oggi resta solo una parte del muro occidentale, il muro del pianto, dove ogni anno arrivano migliaia di fedeli. Sacra per i cristiani, perché è qui che si svolsero gli episodi più importanti della vita di Gesù, la morte e la resurrezione. E anche se è la Mecca ad essere storicamente la città santa per i musulmani che nel corso della loro vita devono recarvisi almeno una volta, Gerusalemme riveste un'importanza fondamentale, perché dove ora sorge la cupola della roccia, Maometto da vivo ascese al cielo. Antropologicamente parlando è difficile distinguere nella sequenza ebraismo, cristianesimo, islam, tre religioni diverse. In fondo, con molte variabili, siamo davanti, in un certo senso, a un solo tipo di religione, solo che naturalmente poi si sono differenziate nel corso della storia. Gabriele Capodilista, un viaggiatore padovano del XV secolo, racconta il pellegrinaggio cristiano a Gerusalemme nel suo Itinerario di Terra Santa e del Monte Sinai, che lo portò ad attraversare montagne e deserti d'Egitto. Le inquietudini riportate da Capodilista, i suoi timori nell'affrontare un viaggio così periglioso, si mescolano con le emozioni dei pellegrini che oggi entrano in contatto con i luoghi della passione di Gesù. Anche se la storia dei pellegrini cristiani inizia molto prima di Capodilista, intorno al VI secolo, è solo a partire dall'anno 1000 che il viaggio sacro diviene un fenomeno collettivo. Si teme la fine del mondo e quindi si pensa a salvare l'anima. Ma con l'arrivo dei turchi, Gerusalemme non è più sicura. I pellegrini devono cercare nuove mete. Eimeric Picot, un chierico compostellano di origini francesi, al termine del suo viaggio verso la Galizia, compila il Codex Calextinus. Nel quinto libro del codice, il Liber Jacobi, viene descritto per la prima volta il pellegrinaggio cristiano verso il santuario jacobeo. Quator vie sunt quae ad sanctum Jacobus tendentes inum ad pontem regine in oris Hispaniae quadunantur. Nel manoscritto, forse compilato partendo dagli appunti presi lungo il suo viaggio,
o semplicemente riordinando scritti di altri viaggiatori, Eymerich descrive i luoghi e le genti che incontra. Racconta di castelli perduti tra le montagne e di locande dove i pellegrini si fermano a consumare pasti frugali. Parla del Cammino di Santiago, quello che ora viene chiamato Cammino Francese. Parla dell'itinerario che da Roncesvalles va a Santiago de Compostela ed è la prima guida inter Santi Jacobi, Cammino di Santiago. Nel Codex Calextinus si legge che al pellegrino in procinto di partire si deve dare la bisaccia e il bordone benedetto, un lungo bastone che serve sia da sostegno fisico che da difesa, perché allevia le fatiche del cammino e scaccia il pericolo. Allo stesso tempo il bordone è appoggio spirituale, perché simboleggia la fede a cui si ricorre nei momenti difficili. La bisaccia, come indica il codice, deve essere sempre aperta per dare e per ricevere, un altro simbolo che evidenzia nella carità e nell'ospitalità un valore fondamentale del pellegrinaggio. Un viaggio, quello narrato dal chierico francese Picot, che ancora oggi intraprendono i pellegrini che si recano a Santiago de Compostela. Un cammino impegnativo, che può seguire diversi tracciati, uniti tra loro da un unico sentire, quello di camminare per mettersi alla prova, per testare se stessi, sulle orme di antichi viaggiatori. Pellegrino viene da peregrinus, da latino, e vuol dire colui che va per agos, attraverso i campi, e quindi fuori dalla città. La città è il luogo sicuro, il luogo difeso, il luogo protetto, e quindi peregrinus è colui che si trova in un altro spazio, in un'altra dimensione, verso mete lontane. Per è una radice indoeuropea antichissima che sta anche nella radice di esperienza, che sta anche nella radice di peritus, che sta anche nella radice di pericolo. Sicuramente anche Eymerich e i pellegrini che nel corso dei secoli hanno camminato lungo queste strade hanno avuto le stesse necessità, la stessa determinazione. Lasciavano casa, la famiglia per inseguire un sogno. In epoca medievale chi partiva faceva testamento. Lungo la mia via, dal bosco all'improvviso appaiono i banditi. Armati fino ai denti con asce e spade, assalgono i pellegrini. Duramente lottano gli uni contro gli altri, fino a pagare con la vita. Alcuni sopravvivono e allora, ultreia, avanti! Herman Hesse diceva che viaggiare comporta il sacrificio di un programma ordinato a favore del caso, la rinuncia del quotidiano per lo straordinario, perché il cammino apre a nuove dimensioni. Questa apertura è preziosa perché innanzitutto mette a nudo la realtà di sé, perché di fronte alla fatica non ci si può nascondere. E dall'altra parte poi si ridà spazio ad alcune dimensioni che nel quotidiano invece abbiamo dimenticato. E questo è un grande fattore di cambiamento perché apre inedite frontiere. Ci sono persone che addirittura sono dedicate al pellegrinaggio, che sono diventati ospitali in maniera permanente. Il professor Jacopo Caucci von Sauken è uno di loro. Figlio dello storico Paolo Caucci, che ha voluto dargli il nome dell'apostolo Giacomo, ha dedicato un'intera vita al cammino. Insegna letteratura spagnola all'Università di Firenze, ma quando ha tempo si mette a disposizione degli altri pellegrini facendo l'ospitalero a San Nicolás de Puente Fitero, un antico ricovero dei Templari.
ordine che anticamente venne fondato per proteggere peregrini e luoghi santi. Questo luogo è datato 1174 e ha avuto diverse funzioni nel corso dei secoli. Forse un avamposto militare, ma sicuramente un iniziale posto per accoglienza dei pellegrini. Il primo cammino l'ho fatto insieme al mio babbo nel 1984, che avevo 14 anni. Ed è stato un po' iniziare a seguire il solco che lui aveva tracciato. Io sono andato a Santiago con questa guida qua. Con il primo cammino l'ho fatto con la guida di Domenico Laffi. Questa guida del 1673. Non esisteva nessuna guida. Molti pellegrini compiono l'intero pellegrinaggio, iniziando da Saint-Jean-Pied-de-Port in Francia. Altri partono direttamente da Roncisvalle in Spagna, in quelli che sono ricordati come i luoghi di Rolando, di Carlo Magno e della Chanson des Gestes. Moltissimi però, soprattutto in questi anni, percorrono soltanto gli ultimi 100 chilometri e partono da Sarria. Percorrendo questo tratto e presentando la credenziale di ogni tappa, anche loro hanno diritto alla Compostela, un attestato che un tempo serviva a dimostrare che il viaggio era stato realmente compiuto, sia a chi doveva scontare una pena giudiziaria, sia a chi aveva affrontato il cammino perché pagato da qualcun altro. Ci sono alcuni tribunali, soprattutto nel Belgio, i quali davano come pena il pellegrinaggio a Santiago e anche loro dovevano riportare una documentazione di esserci stati. Da questa necessità di certificare il pellegrinaggio è nata la Compostela. A parte rare eccezioni, l'ultima del Tribunale Minorile di Venezia nel luglio 2018, il pellegrinaggio come alternativa alla pena non si pratica più. Così come nessuno è più pagato per compiere il cammino al posto di un altro. Tuttavia c'è ancora chi, nello zaino, ha messo suppliche e preghiere di amici che non sono potuti partire. Come Clara e Paola, due ragazze argentine dirette a Santiago de Compostela. Stiamo studiando in Spagna. Questa è stata una grande avventura. Abbiamo vissuto momenti molto intensi. Tra poco torneremo al nostro paese, quindi volevamo terminare il viaggio con qualcosa che ci arricchisse, che ci permettesse di crescere personalmente. Quando abbiamo detto ai nostri amici che saremmo partite, molti ci hanno chiesto se potevamo portare con noi le loro suppliche. Così adesso nel cammino portiamo le nostre e le loro preghiere. Abbiamo voluto contribuire come potevamo a realizzare i loro desideri, ma anche alleggerire preoccupazioni e inquietudini di tutti quelli che abbiamo incontrato in questo viaggio incredibile. Il viaggio a piedi, lento e contemplante, è un modo di andare che permette di sentire il rumore di un ruscello, il cinguettio di un uccello. La voce del cammino porta con sé quella dei pellegrini che nei secoli sono partiti e oggi diventa l'interlocutore con cui confrontarsi. Lasciate le inquietudini del vostro mondo, perché qui siete tutti uguali. Non c'è nero, non c'è bianco e nessuna religione, o tutte. Fragili nel corpo e nello spirito, forti come querce, siete uomini tra gli uomini, popoli tra i popoli. Non so esattamente come ho conosciuto il cammino. Ne avevo già percorso un tratto partendo da casa, da Orléans fino a Poitiers, 3 anni fa. E questo mi ha motivato a farlo tutto. Quest'anno ho avuto più tempo, quindi sono partito da Le Puy, un paese della Francia, e sto scendendo fino a Santiago.
È un mese e mezzo circa che cammino. Finora è stato molto piacevole, anche se in alcuni momenti ho avuto dei dubbi se continuare. La motivazione è stata un po' la spiritualità, per trovare qualcosa, non necessariamente una religione, soprattutto per l'energia che si trova sul cammino. Provare a pensare un po' di meno ogni giorno per sentire nuovamente il corpo e ascoltare i sentimenti. E comunque tra i miei amici non c'era nessuno che voleva fare il cammino con me. Io ne avevo voglia e sono partito. Arrivati a Port Marine, la meta è ormai vicina. Una cinquantina di chilometri e un paio di tappe prima di giungere al Monte Dogoso, l'altura da dove finalmente si scorgono le torri dell'imponente cattedrale di Santiago. Non puoi smettere di pensare a quello che hai provato quando eri là e quindi la voglia di tornare sempre è quello che ti serve per capire un pochettino, per trovare le armi, diciamo, comunque per trovare una strada nella tua vita, perché quando vengo qua io vivo veramente. La peregrinazione jacopea, in quanto tale, si conclude nella città di Santiago. Tuttavia, fin dal tempo della scoperta del sepolcro dell'Apostolo, alcuni decidevano di arrivare fino alle coste atlantiche, il limite del mondo fino ad allora conosciuto. Era lì che sulla spiaggia si raccoglievano le conchiglie, divenute il simbolo del cammino. La costa della morte fu fino alla fine del Medioevo l'ultimo lembo di terra esplorato e il tratto finale di un itinerario segnato in cielo dalla Via Lattea. Un luogo mitico che nel promontorio di Cabo de Finisterre rivela la sua parte più estrema, carica di credenze e riti pagani, dove i romani, già nel secondo secolo avanti Cristo, si riunivano per osservare il sole inabissarsi nel tenebroso oceano. Mi sono trovata a camminare per ore nel nulla, senza acqua neanche. E quella è stata la vera fatica, resistere in quelle situazioni, perché ci sono circostanze in cui dici vabbè, qua non mi obbliga nessuno a continuare, torno indietro, mi fermo, oppure prendo il primo aereo, treno e torno a casa. Però no, è quella la vera forza, la resistenza, è il fatto di avere un obiettivo e doverlo raggiungere. Sono partita con la voglia di scappare via da casa, dal mio lavoro, da tutto. Però poi quando ho cominciato a camminare non è stato più quello il mio pensiero. E mi è servito tanto anche per conoscermi meglio e capire quanto c'è in me. Torno a casa un po' più forte, sì, questo è sicuro, e forse con molta più autostima di prima. Un anno e mezzo fa, quattro ragazzi sono partiti da Santiago per raggiungere Gerusalemme. Sono David, italiano, Bruno, portoghese, Janina, cilena ed Eddie, albanese.
Prima di 2 o 3 anni non penso che arriveremo. Camminiamo molto lentamente. E poi, durante l'inverno, avremo sicuramente i problemi dovuti alla stagione. Pioggia, vento, neve e molto freddo. Con loro 3 asinelli, portati per compagnia, in un viaggio per la pace che non vuole pesare su nessuno e che passerà per Roma. La maggior parte dei conflitti nel mondo e delle guerre avevano proprio per un voler imporre la propria verità sull'altro. E l'esempio che noi vogliamo dare attraverso questo cammino è di come un gruppo di persone, che oggi possono essere 3 o magari domani 10, possa camminare insieme, unito 24 ore su 24 e trovare sempre un equilibrio, trovare sempre una comprensione in base alle differenti credenze, che sono una forma di distinzione ma non di separazione soprattutto. La differenza non è una divisione, ma è una caratteristica fondamentale di questo mondo. E pertanto dobbiamo amare questa diversità e rispettarla. Accettare la differenza e vederla come un complemento della tua persona è una delle cose che ho scoperto. È una grande rivelazione che ho avuto e che mi completa, rendendomi una persona migliore, che può dare di più. Camminare è una terapia emozionale, una terapia mentale e spirituale che in qualche modo ti pulisce, ti depura mentre fai questa strada. È un momento in cui puoi fermare la mente, ascoltare il cuore e lasciarti andare. Io credo che in qualche modo nella società, nella città, non riusciamo a trovare questa tranquillità che ti dà il cammino. È un'energia che sento dentro di me, che ho bisogno di condividere. E questo è bello. Il lungo viaggio che li porterà in Vaticano è il mezzo per sviluppare questa ricerca. La fatica del camminare, la solitudine, il dormire sulla terra sono parte di un nuovo mondo, fatto anche di disagi, che nella quotidianità si cerca di evitare. Camminare per riscoprire il senso dei rapporti umani, i valori della vita. Ogni giorno a Roma, da tutto il mondo, arrivano centinaia di pellegrini. Claudio, sudamericano della Colombia, ha raggiunto la città eterna seguendo l'itinerario di Sigerico. È partito da Calais, nella Francia del Nord. Reinhold, uno psichiatra austriaco, invece, ha iniziato a fare pellegrinaggi quando è andato in pensione. Quest'anno è partito da Vienna ed è arrivato ad Assisi. Da qui ha deciso di proseguire sulle orme di Francesco, seguendo una variante della Francigena che lo porterà fino a Roma, sul soglio di Pietro, ad Limina Petri. È attraverso l'Appia, la regina Viarum dei Romani, che pellegrini e mercanti diretti a Terra Santa si imbarcavano nei porti di Brindisi. I primi hanno scelto di non tornare sui loro passi. Altri hanno camminato lungo la mia via per anni e anni e alla fine, affaticati, hanno raggiunto la loro meta.
Ancora oggi l'Appia è percorsa da molti pellegrini che dal sud Italia risalgono verso Roma. È il viaggio di Marica, una donna che ha dedicato al pellegrinaggio una parte importante della sua vita. La Francigena è l'asse più importante di pellegrinaggio del nostro paese, parte dalle Alpi e arriva a Roma, quindi è una via romea che porta a Roma, compostellana perché si può percorrere anche verso occidente andando a Santiago e gerosolimitana perché porta al sud. E si trovano lungo questo asse segni di tutte e tre queste devozioni. L'itinerario di Sigerico è la relazione di viaggio più antica riferita alla Via Francigena. Un documento redatto dall'arcivescovo di Canterbury nel 990, durante il suo viaggio di ritorno da Roma. In questa sorta di diario, oggi conservato nella British Library di Londra, Sigerico annota 79 tappe. Il mio grande ispiratore fu Sigerico. Ripercorrendo lo stesso cammino e gli stessi luoghi, è come se il tempo tornasse indietro. È come se io stessi camminando mille anni fa. È fare un salto nel tempo con l'immaginazione e ritrovarsi in quel posto così com'era all'epoca. Ed è così, perché è una questione di sentire l'energia che emana. E ogni luogo è impregnato della magia dei tanti pellegrini che sono arrivati fino a qui. Ho avuto questa sensazione molte volte e in diversi posti. Ieri come oggi non si può parlare della Via Francigena come un tracciato ben definito, ma piuttosto come un insieme di strade e sentieri, la cui fruibilità un tempo era condizionata dalle stagioni, dagli eventi politici e spesso dallo stesso ordine religioso a cui i viandanti appartenevano. Tutti questi fattori costringevano i pellegrini a cercare percorsi più agevoli e sicuri. Nacquero così le innumerevoli varianti al percorso originario. Non è solo una questione di immaginazione, è che si deve entrare in questa forza magica. Nell'energia che ti porta il cammino, bisogna credere e sentire, e il luogo cambia. La forza che sostiene il pellegrino, spingendolo a continuare il suo viaggio, è il cammino stesso. Quando non hai più la forza, nei momenti di sconforto, sono io a darti sostegno, per continuare e giungere all'agognata meta.